Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. Caso Cospito, gli anarchici tornano in piazza, promossa una manifestazione per sabato a Torino attraverso un appello diffuso nei canali di Aria. I legali annunciano il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro il regime di carcere duro. Allerta siccità, l'ultima neve non cancella 15 mesi di emergenza. Nel primo bimestre 2023 in Piemonte è caduto uno strato d'acqua spesso, il 75% in meno del normale. A Torino un 36enne precipita sul deor di un bar in piazza Castello e muore. La vittima è un 36enne non residente nello stabile, caduto sui tavolini di una gelateria. Sembrava ubriaco, avrebbe dichiarato la custode. Ricorso alla giustizia sportiva, la Juventus lo deposita al CONI. Intanto slitta il consiglio di amministrazione sui conti della semestrale. Depositato al collegio di garanzia il ricorso contro la sentenza della Corte di Appello della FIGC che le aveva inflitto la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. Sul campo, allo stadium, il derby della Mole va ai bianconeri, 4-2 risultato finale, Granata in vantaggio per due volte e poi la rimonta. Il tecnico bianconero Allegri, abbiamo avuto la pazienza di aspettare, Juric ammette troppe le disattenzioni. Sentiamo il servizio di Roberto Codebò. Due gol di scarto, punizione troppo severa per il Toro al termine di uno dei derby più belli degli ultimi decenni. Granata due volte in vantaggio in un primo tempo meraviglioso che si chiude sul 2-2 nella ripresa traversa di Vlahovic, poi traversa di Miranchuk, poi entra Pogba. 2474 giorni dopo l'ultima presenza nella Juve. Il ritorno del francese cambia la marcia dei bianconeri al 71esimo gol dell'ex da parte di un Bremer bravissimo a tendere il corpo come un arco per colpire di testa. All'80esimo Rabiot, in posizione regolare per questione di millimetri, chiude la partita. Quinta vittoria consecutiva in campionato per la Juve, onore delle armi per un Toro che ha giocato a viso apertissimo e ha messo molta paura ai bianconeri. La 43esima edizione del premio Città di Moncalieri ricorderà Gian Maria Testa, ospiti Eugenio Bennato e Neri Marcorea. Appuntamento sabato alle 20 al Teatro Superga di Michelino. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.